Assessore, dunque un giusto omaggio alla donna qui nell'aula consigliare del Comune. Sì, anche quest'anno il Comune di Imperia festeggia la festa della donna. Quest'anno abbiamo trovato questa formula nuova, alternativa. Come vedete sono tutte le sedie disposte ad emiciclo con tutte le donne sedute che leggeranno delle poesie proprie scritte da loro oppure poesie scritte da poetesse famose. È un modo nuovo, diciamo, per festeggiare e per porre al centro dell'attenzione il tema della donna. E quindi volevo ringraziare l'assessorato, la dottoressa Guglieri e la dottoressa Grassi dell'assessorato dei servizi sociali e attività educative che hanno, come dire, in collaborazione con l'assessorato alla cultura, qui rappresentato dalla professoressa Serafini, questa nuova, diciamo, modalità di festeggiamento della festa della donna. E allora siamo pronti a festeggiare la donna in un momento che ha molti significati, insomma, per rendere giusto onore a questa figura, in un momento anche delicato con le notizie di cronaca che si leggono tutti i giorni sui giornali nazionali. È vero, in realtà oggi direi che è il debutto dell'assessorato alle pari opportunità, perché è vero che sono assessore alla cultura ma ho anche la delega alle pari opportunità e come pari opportunità in questi mesi non abbiamo ancora messo in cantiere niente. Oggi iniziamo un percorso importante che prevede anche l'attuazione della regolamentazione del Comitato Unico Paritetico, che sarà un organismo all'interno del Comune costituito da una serie di dirigenti e presieduto dalla dirigente al personale, che è diventata una donna, e per far sì che diciamo si instaurino delle buone pratiche lavorative all'interno del Palazzo Comunale. È una cosa che non è ancora stata fatta, è una cosa che è stata molto che è auspicata soprattutto dai sindacati e io ho piacere di portarla avanti. Oggi è il primo passo.